Signora, cos'è per lei il miracolo di San Gennaro? E sentite, per Napoli è una cosa importantissima, perché non esiste una cosa migliore di se del miracolo di San Gennaro per Napoli. Nella sua vita cos'è San Gennaro? È tutto, perché lo vengo a vedere ogni anno. Sì, sì, ci credo. Perché una volta al mese di maggio, non so l'anno, perché mio cognato stava a fare il miracolo, non fece in tempo a fare il miracolo e venne il terremoto. Ha un buon auspicio, un segno di auspicio per i napoletani e per tutto il popolo del Signore. Lei crede nel miracolo? Sì, è che è stata la verità. Presidente Chiodo, cosa significa San Gennaro e il suo miracolo nella sua vita? Beh, diciamo che comunque è una manifestazione di un qualcosa di inspiegabile, almeno per me chiaramente. Poi io vivo la spiritualità in modo abbastanza intimo, quindi però queste manifestazioni credo che siano, questi eventi emozionano la città sicuramente, però i cristiani, i cattolici, perché comunque uno si rende conto che c'è qualcosa di diverso da noi. Poi ognuno la vive un po' come, no, nella propria vita giornaliera, cercando di dare del meglio. Siete? Presidente Manzo, si rinnova anche quest'anno il miracolo di San Gennaro, tantissimi fedeli. Cosa significa per lei e la sua banca questo miracolo? Significa un grande messaggio, significa l'indicazione di una strada, significa la speranza di poter realizzare quelle tante cose che Napoli da tanti anni ha nel proprio cuore. È un messaggio di speranza per questa nostra bella Napoli, e che sia sempre più bella e sia riconosciuta e ricordata da tutti, perché è una città stupenda. Oggi è un giorno di speranza e di festa. Speriamo che parta questo messaggio. Il suo primo miracolo, che cosa si aspetta di vedere? Tanto vivere nella legalità, con l'aiuto di tutti. È il problema sociale, è il problema dei disagi, il problema del lavoro, è il problema che questa società possa finalmente ottenere la dignità. E ha chiesto ai politici di darsi da fare, non vede un po' un immobilismo in genere? Io ho chiesto a tutti di darsi da fare, perché in momenti di crisi è importante che si sia tutti uniti e si faccia nella stessa direzione ogni sforzo possibile per la dignità e la serenità dei napoletani. Ma questa è una festa che unisce la città, unisce i cattolici, i religiosi, i laici, i napoletani. Quindi il messaggio secondo me deve essere l'unità delle persone che amano profondamente questa città, e con la passione di questa festa devono andare avanti con azioni concrete nel contribuire al rinascimento di una comunità che non vuole soffrire e che vuole avere prospettive di vita migliore, incominciare dai nostri giovani. È stato un anno però di polemiche, forse magari il prossimo non dovrà essere. Siccome ho parlato di coesione, non bisogna fare polemiche. Oggi è meglio vedere questo giorno come un giorno di speranza per l'unità delle persone oneste e fattive, che a Napoli sono la stragrande maggioranza. E io punto molto sui napoletani, cioè per me San Gennaro è Napoli e i napoletani. E a loro mi rivolgo di amare profondamente questa città, che ha bisogno ogni giorno di donazione d'amore e di impegno concreto, così come fanno tantissimi napoletani. A loro va il mio ringraziamento in questo giorno che è di riflessione, di spiritualità e anche di festa, se vogliamo. Il sindaco in diretta sul canale 21, poco fa il sottosegretario Alfano ha dato per certi aspetti ragione alle sue parole quando dice che il governo deve essere più attento. Prego, non è che ogni giorno posso, basta, già parlato. Il suo sogno nel cuore qual è? Come? Il suo sogno nel cuore particolare? Ma il mio sogno principale è che i giovani di Napoli possano scegliere di restare a Napoli e non andarsene per necessità, e quindi se vanno fuori per scelta e non per necessità. Questo credo che sia l'obiettivo più grande per chi ha figli in questa città e per chi ha deciso di rimanere a Napoli perché la ama e vuole dare prospettiva ai giovani che certe volte soffrono perché non riescono a trovare lavoro nella nostra terra. Quindi al governo l'impegno a mettere al primo posto dell'agenda non le chiacchiere ma il lavoro. Questo credo che sia la cosa più importante. Grazie a voi. Basta!
stiamo abituando tristemente purtroppo alle immagini dei telegiornali, alle foto che abbiamo visto nei giornali, alle centinaia di persone che muoiono ogni giorno nelle traversate per trovare speranza di vita. Purtroppo ce lo dobbiamo constatare. Stanno prendendo corpo l'indifferenza e il cinismo di tanti. Yeah.
da fuori alla cattedrale, perché diversamente non è possibile che... Non scendiamo. Devo dire che non si è sciolto adesso, ma si è sciolto prima. Abbiamo aperto la cassaforte